Ben ritrovati a tutti i telespettatori delle Fonti TV, siamo con il consueto appuntamento con Bucce di Banana e Voli d'Aquila, scivolone dei geniali della finanza, e abbiamo con noi Alberto Forchielli. Buongiorno Alberto, ben trovato. Cara Annalisa, sempre un piacere. Come stai Alberto? E chi mi ammazza? Tutto bene, come la vedi la situazione italiana? Beh, nel lungo periodo sempre sfigatissima, nel medio lungo, nel breve più rasserenante. Cioè. Quindi andremo avanti per un po', per qualche mese. Ah sì, mangiamo il panettone, dai. Senza su. Allora, parliamo di Cina, Alberto, perché stiamo avendo diversi segnali di apertura ad investimenti esteri. Ieri l'annuncio di rimozione dei vincoli all'acquisto di partecipazioni in società cinesi da parte degli investitori stranieri e poi l'esenzione per 16 categorie di prodotti statunitensi dei dazi del 25% imposti lo scorso luglio. Che cosa sta accadendo alla Cina? Guarda, Annalisa, quante volte io dissi che i cinesi avrebbero finito i soldi per la via della seta? Ti ricordi? Ricordi quante volte lo dissi? Una delle nostre primissime interviste. Beh, questo è. Cioè, i soldi stanno finendo perché il saldo della bilancia dei pagamenti ormai è praticamente neutro. Mentre una volta la Cina aveva un influsso di 2, 3, 400 miliardi di dollari tutti gli anni, ormai il saldo si sta sottigliando perché il saldo commerciale è sempre più basso, il saldo dei servizi è negativo. Per cui non hanno più quel rubinetto aperto che gli faceva entrare cassa. Allora hanno bisogno di investire all'estero e hanno bisogno adesso, se non arrivano i soldi dal surplus commerciale, devono arrivare dal surplus della bilancia dei capitali, per cui hanno bisogno di importare capitale. Non sono più se vogliono esportare capitale, devono importare capitale. Se vogliono continuare a investire 100 e passa miliardi nella via della seta, o si indebitano o importano capitale. E il modo più semplice per importare capitale è liberalizzare gli investimenti stranieri in Cina, cosa che stanno facendo puntualmente, che è attualmente prevedibile. Mentre una volta per investire in Cina, soprattutto anche sia in bond che in stock, doveva avere delle pesantissime licenze che deve tenere compagnia, adesso queste licenze sono state eliminate, per cui adesso uno può prendere 100 milioni di euro e investire nella borsa di Shanghai domani mattina, in teoria, cosa che non era così facile una volta. Perché loro in questo momento hanno bisogno di attrarre capitali. Questi vincoli sono vincoli burocratici oppure ci sono anche proprio delle agevolazioni? Perché? No, i vincoli che c'erano erano burocratici, cioè ci voleva una licenza, se no non potevi comprare azioni. Quindi un grande fondo che volesse fare un portafoglio di titoli di Shanghai, attenzione, doveva chiedere l'autorizzazione, doveva avere una licenza, gli davano un plafond di 100-200 milioni, nell'ambito di quel plafond poteva comprare. Questo forse lo fecero 20 anni fa, quando fecero partire le borse, che volevano evitare che le società cinesi fossero comprate dai stranieri, capito? Borsa piccola e compagnia, come si aprivano alla borsa, entravano i capitali stranieri, si ritrovavano che tutte le società cinesi erano proprio straniere. Ormai questo ormai è superato, e quindi possono tranquillamente aprire, seppur in ritardo, ma adesso hanno bisogno di aprire. Ecco Alberto, ma conviene acquistare partecipazioni in società cinese? Quale sarà la risposta? Di chi? Del mercato. Cioè, conviene ad oggi? Sai, il mercato in un modo o nell'altro già era investito, Non pensare che ci sia un'onda. Sai, il mercato reagisce molto quando viene aumentata l'allocazione delle azioni cinesi nell'indice. Allora, per adeguarsi all'indice ci sono dei grandi step di adeguamento, ma adesso il mercato o aveva la licenza o attraverso Hong Kong e compagnia era investito. Io non mi aspetto che ci sia un'enorme onda di investimento straniero che si riversa in Cina grazie al fatto che liberalizzano oggi. Ecco, c'è una situazione strana, sono diminuite le esportazioni ma anche le importazioni sono in calo, abbiamo un'eccedenza delle partite correnti.
Le importazioni in calo, quando un paese ha le importazioni in calo, vuol dire che l'economia domestica è al culo. Questo è il caso tipico dell'Italia. Noi i surplus li facciamo sempre con esportazioni più o meno e importazioni statiche. Economia domestica al culo l'indicatore che a casa le cose non vanno bene, i consumatori non consumano e gli investitori non investono. Si attribuisce anche alle scorte che le società tecnologiche cinesi come Huawei e ZTE hanno fatto. Sempre il top delle scorte in questa cosa qui è meno consumi, meno investimenti, più o meno scorte che aumentano o diminuiscono. Adesso non so cosa può essere l'impatto dello scorte su questa cosa delle importazioni, però credimi, le importazioni cinesi avranno una dinamica molto fiacca e con l'economia va male. Ecco, questo è sicuramente molto interessante perché potrebbe essere anche oggetto delle preoccupazioni delle banche centrali che si riuniranno la BCE questa settimana e la Fed la prossima settimana, perché ovviamente rallentando la domanda cinese di conseguenza potrebbe trasferirsi su tutte le altre economie. Sì, difatti, sì, il rallentamento cinese è all'ordine del giorno, però non che non fosse prevedibile. Ecco, tu Cioè, non l'avevi è che detto questa molto cosa tempo qui fa. trita la gente a correre, perché tanto, cioè, che fosse in una fase di rallentamento l'economia cinese. Quello che ha colpito è questa inflazione del maiale, che anche Sì. quella magari, però ragazzi, più 20% il maiale, l'inflazione complessiva più 3, quella è la brutta botta, eh. Ecco, anche lì abbiamo l'indice dei prezzi al consumo al 2,8%, quindi poco sotto il 3, mentre È il maiale. è il maiale, perché poi abbiamo prezzi della produzione che invece sono in contrazione. Sì, infatti, ma quello lì è il maiale. La Cina è il più grande produttore e consumatore di maiali by far del mondo. C'è stata questa enorme epidemia, ne hanno ammazzati qualche miliardo e adesso il maiale costa caro in Cina e in tutto il mondo. Quindi a partire da questa inflazione chiaramente comprime il reddito delle classi più deboli. Addirittura un impatto così enorme sui prezzi al consumo. Ah sì, il maiale è roba grossa, perché è la proteina fondamentale, sai, perché non è che mangino tanto manzo, se carne bovina non la producono, è una roba di importazione di lusso, consumano maiale e Poi c'è la questione della liquidità che continua a iniettare la banca centrale con questi 120 miliardi di yuan attraverso i pronti controtermini a 7 giorni. Vogliono sostenere gli investimenti e quindi vogliono dare soldi alle imprese, poi dopo non ci arrivano, anche lì c'è il problema che danno liquidità alle banche, ma le banche non si fidano di dare alle imprese, per cui alla fine il meccanismo di trasmissione non funziona benissimo, però è la manovra tipica attraverso la quale loro stimolano la crescita, no? Loro sono cresciuti via investimenti, quindi i prestiti che vanno su, vanno su, vanno su, vanno su, vanno su, la maggior parte sono garantiti dallo Stato direttamente o indirettamente, poi dopo adesso lo Stato anche lì in difficoltà, se le province che sono fortemente indebitate, si cerca di far arrivare questo sul privato, però sul privato si fa fatica a portare in Cina, perché anche il sistema normativo, le banche non sono attrezzate, si fa solo del mortgage lending, non si fa affidamenti sul fatturato, su liquidità, sui crediti, per cui sì, fa fatica a far partire. Loro vorrebbero tornare ai vecchi tempi, però vedo che fanno fatica, fanno Anche di perché tutto anche nelle altre per. parti del mondo c'è questa iniezione di liquidità massiccia. Appunto, Ma uguale. quindi si stanno equiparando, cosa che invece prima non accadeva. No, sono sempre stati equiparati, si chiamavano in modo diverso, però la Cina è stato un enorme meccanismo di QE, che però il QE cinese era tutto sui prestiti pubblici, per cui hanno fatto un sacco di non performing loan, e poco andava al privato, perché questo era il problema, poco andava al produttivo, molto andava a fare case, parchi di divertimenti, parchi tecnologici, adesso sono tutti mezzi vuoti, però la destinazione era un po' diversa, il modo di farlo chiaramente è diverso, però la filosofia era la stessa, liquidità, 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 disponibilità, disponibilità, disponibilità.
Solo Dato che che in hanno Cina. abbassato anche i parametri delle riserve delle banche, questa Certo, liquidità finirà poi all'economia reale o servirà comunque ma a... no, fanno fatica perché le banche fanno molta fatica a prestare alle imprese, sai? Perché lì in Cina chi te lo fa fare prestare un'impresa? Presti lo Stato, garanzia dello Stato e vaffanculo, capito? Cosa vai a rischiare su un'impresa? Se non ci sono ancora strumenti giuridici, se un'impresa fallisce non porta a casa niente, non c'è una buona legge, non ci sono i tribunali, non ci sono leggi adeguate per la bancarotta. Sì, le banche in un momento di defibrillazione prendono liquidità, però non la riversano sulle imprese, soprattutto sulle imprese private. Questo è il grande problema in Cina. Quindi Quindi... alimentano gli investimenti pubblici che poi finiscono di essere tutti di fatto buco dello Stato. Deficit di bilancio perché poi lo Stato non ripaga e quindi. Come in Italia, se c'è un deficit, si vede subito 0,1-0,2. In Cina passa dai bilanci delle banche. Certo, anche perché ha riacquistato anche titoli delle banche commerciali con accordi per rivenderli in futuro. E certo, devono sostenere tutta la baracca. E questa è la grande fragilità cinese, che non batte, che molti ci contano, molti anticinesi, ma no, ossia. È un fattore di debolezza, ma loro sapranno uscirne. Alberto, dicevi che servono investimenti per sostenere la via della seta, ma oltre a quella che cosa servono? Vabbè, sai, investimenti. La Cina ha un programma di investimenti internazionali ambiziosi, sia pubblici che privati, no? C'è la via della seta, poi ci sono tutti i prestiti, gli investimenti che fanno in Africa, i paesi sviluppati, tutti i committenti che hanno, poi ci sono tutti gli investimenti che le imprese cinesi vogliono fare, sono centinaia e centinaia di miliardi, perché la Cina aveva questo programma, uno è la via della seta circoscritta, poi c'era tutto il privato, pubblico privato, mondo imprese, poi c'era l'altro via della seta. Africa, Sud America e compagnia, che non eticata via la seta, dove c'erano forti interventi. Poi c'era tutto l'intervento militare, basi militari, isole, cose, tutto investimento estero. Ma hanno bisogno di qualche centinaio di miliardi di dollari, perché loro hanno 3 miliardi di riserve, ma sono quelle da 15 anni, il PIL intanto è triplicato, per cui adesso non sono neanche più così alte. Essendo un Quindi grande per paese esportatore... ha bisogno di tanti soldi per sostenere questo progetto ambizioso. Non è come l'America per cui il dollaro è valuta riserva che ne possono stampare quanti vogliono. Questo è l'assurdo privilegio del dollaro americano, come diceva De Gaulle. Ecco Alberto, essendo però un grande paese esportatore, la pressione sui prezzi, cioè il rischio deflazione, si potrebbe espandere anche ad altre economie? Sì, certo, ma questo è sia il. La guerra dei dazi, rischio deflazione, sì, è perché la Cina quando è in difficoltà i produttori abbassano i prezzi e schiacciano i produttori nell'Asia, soprattutto se svalutano. Quella piccola svalutazione del 2-3% ha fatto molto male agli esportatori filippini, thailandesi, vietnamiti, che si siedono su tutti gli altri, sono grossi. Fu dato grande merito alla Cina durante la crisi del 97-98 di non aver svalutato. Qui invece cominciano a dar segni di non. Ci sono delle crepe. Deflazione in Cina è sfiga in tutto il resto del mondo. Vedremo che dirà domani anche Mario Draghi del famoso... Consumano come gli Stati Uniti o l'Europa che hanno un deficit. Vabbè, dopo indirettamente si riprende. Deflazione in Cina è in generale un brutto indicatore per l'economia mondiale. Ecco, vedremo se ne terrà conto anche la BCE e soprattutto c'erano anche alcune voci che si voleva rivedere il target del 2% dell'inflazione. Vedremo domani che cosa dirà Mario Draghi. Ma rivederli in giù o rivederli in su? Cioè, non come obiettivo ultimo. Ah, per forza, perché non ci arrivano mai, altrimenti a tenere il 2% si giustificano i QE più eccessivi, perché ormai è chiaro, più dell'1% rotti non ci si va. Quindi a tenere il 2% uno fa QE, 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 QE.
adesso ci sono molti, molti paesi, molti settori, il settore assicurativo, il settore previdenziale, la gente, il settore bancario, cominciano a preoccuparsi di queste tasse negative perché si indebolisce il sistema finanziario. Per cui dicono basta, passiamo al 2%, tanto non ci arriviamo mai perché questa estrema, questo qui dopo qui dopo qui sta dissestando i sistemi finanziari mondiali, quello europeo di sicuro. Perché le Vedremo. banche non guadagnano niente, i pensionati non portano a casa niente, i fondi, le assicurazioni saltano, capito? Quei tassi negativi. Per cui adesso si mette anche in discussione che si faccia altro, un altro qui giovedì, quando si decide, quando si dovrebbe decidere. Perché molti dicono, e i momenti sono pochi, sti qui alla fine non servono un cazzo. Tra l'altro non si traducono nell'economia reale, cioè abbiamo visto che le banche hanno avuto difficoltà poi a trasferire Non con si prestiti traducono. agevolati. Sì, però io come cittadino di un paese altamente indebitato, io mi prendo tutti qui che mi danno, tutto l'abbassamento dei tassi che mi danno. Non posso essere troppo discriminatorio. Quindi da una parte c'è comunque c'è stato un vantaggio. Ah beh, per i debitori sì, io Per fottono i l'Italia, il creditori. problema è che l'Europa non è composta solo dall'Italia, se chiediamo alla Germania. Come cittadino di un paese estremamente indebitato, io alla parola qui reagisco positivamente. Bisogna vedere se Anche se poi come a lungo sono andare ci indebitato, rende però competitivo. lo stesso, sono patriottico come ho detto sempre prima l'Italia. Vedremo insomma domani gli ultimi colpi di coda di Mario Draghi prima di salutarci, se ci lascerà con un ennesimo. Potrebbe non farcela, dubito, secondo me uno troppo furbo per uscire con uno with a slap in the face, però potrebbe non farcela perché le voci contro di cui sono tante e sono anche giustificabili. Il mercato lo sconta quasi oltre il 50%, un taglio di 50 basis point. Addirittura un taglio di 50 basis points, ma questo parli della Fed, vuoi dire, questo non è BCE. No, anche della BCE di mezzo punto, 0,50, Oh, scusa. mi sembra troppo. È scontato quasi al 56%. Madonna, ancora, se siamo negativi. Oppure potrebbe procedere con il tightening alle banche. You Vedremo, got me diciamo, lost. sarà una riunione importante domani, infatti c'è un po' di fermento sui mercati. Intanto Alberto, grazie per averci Ciao, dato come Lisa. sempre la tua analisi Ciao. sulla Cina e appuntamento la prossima settimana. Grazie. Ciao Alberto. Ciao. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e torniamo brevissimo con le nostre analisi dei mercati finanziari.